Questa prima festa del pane ha avuto luogo anche grazie al patrocinio del comune di Mazara del Vallo, che ha dato un grande contributo. Cosa ne pensa di questa serata? Una bellissima serata, certamente sono sempre lieta ogni qualvolta che il consigliere Foggia ha queste bellissime iniziative che propone alla nostra amministrazione. Io sono lieta sempre di affiancarla, perché come avete già ben visto, avete notato, è riuscita una bellissima serata e poi non fa altro che comunque sempre rivalutare quel territorio, parte della nostra Mazara che è la borgata di costiera, e quindi sono veramente lieta di assistere a questo bellissimo spettacolo. È vero sì che è la prima festa del pane e della cultura contadina, ma è pur vero che questo evento si pone in continuità con altri già organizzati e sostenuti da Foggia, quindi diciamo che è un ritorno ed è sempre bello ritornare, perché Borgata Costiera è affettuosa ed è affamata di spettacoli, di arte, di musica, di cultura e di tutto quello che può favorire il territorio. Io devo ringraziare pure, perché ho visto la partecipazione di diverse tante ditte di Mazara del Vallo che ancora una volta hanno dimostrato il voler fare, che hanno consentito a questa all'organizzazione appunto di fare questo bellissimo evento. Quindi un grazie particolare a tutte le ditte e al consigliere Foggia, con l'auspicio che ancora nel prossimo anno farà ancora di meglio. La storia del pane che si declama in questi tre giorni e non solo il mondo contadino risulta essere un valore davvero inestimabile. Il profumo della dignità dell'uomo che lavora i campi e colonna sonora di questi luoghi è davvero molto cara agli occhi di Dio, e tutto quello che ne deriva evidentemente, la valorizzazione del pane come valore, come simbolo. Allora, l'affluenza è abbastanza abbondante, siamo felici di questa iniziativa, sono la responsabile della Proloco, e per cui vedere tutta questa gente a Borgata Costiera, che è una frazione di Mazara del Vallo, della nostra splendida città, a 10 km di distanza, in una domenica d'agosto con un caldo eccezionale, dalle 6 del pomeriggio che c'è affluenza per la nostra manifestazione, siamo veramente soddisfatti. Credo che ogni cosa vada fatta al momento giusto e al punto giusto. Credo che questa sia una manifestazione importante. Mi ha chiesto di dargli una mano d'aiuto il consigliere, tra l'altro ho detto che lo facevo soprattutto come azienda, oltre che di essere un collega, e appunto ti dà la possibilità di mettere in luce la tua azienda in una manifestazione così importante, che ormai credo che sta andando avanti sia a livello regionale che oltre a livello comunale. Io, in qualità di responsabile del centro vita al dente di Mazara, ho aderito a questa iniziativa da parte del comune di Mazara, in quanto come azienda, come Vital Dent, crediamo molto nella visibilità, soprattutto anche in queste manifestazioni locali. Ci siamo divertiti tutti, anche perché oggi, come tu hai visto, non c'era mia suocera, perciò ci siamo divertiti, vero? Ste suocere, ma che fanno queste suocere? Come ho già detto prima, non tutte le suocere sono cattive, per esempio la suocera di mia moglie è un pezzo di pane. Certo, dicono tutti così però, eh? E anche lei fa i complimenti alle suocere, insomma, una bella serata, io penso che ci siamo divertiti. Una cosa che volevo dire, come vedi c'è un fresco bellissimo, si sta veramente bene, anzi se portavo una magliettina con le maniche lunghe era meglio. Anche una pellicetta poteva andare bene. Ecco, magari qualche pellice, però ora che ci penso c'è mia suocera dentro il portabagagli, chiusa, devo andare che c'è mia suocera. E allora corra, perché qui, anzi corri, scusami, corri perché non si sa mai. È emozionatissima, fino a poco prima dello spettacolo mi ha guardato e mi ha detto, dice, sei un bonazzo, hai il fisico bellissimo. Assolutamente. E ha il fisico bellissimo, ho detto ormai c'è mia suocera, mi dispiace, allora sarà per la prossima. Ok, allora vado che c'è lei con la museruola. Va benissimo, attenzione però, non la tolga la museruola. Intervista qualcun altro che io la vado a vedere, ciao.